Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è venerdì ed è il 21 giugno del 2019. Continuiamo a parlare del messaggio di Gesù, il messaggio più straordinario, più grande che esista. Non ci sono altri messaggi che tengono, non ci sono altre rivelazioni che possono cambiare il cuore dell'uomo, trasformare la sua vita. Più lo conosciamo, più ci rendiamo conto di quanto sia immensa la sua grazia, è straordinario il modo in cui lui la esprime, il modo in cui lui cerca di raggiungere ognuno di noi. Buonasera a tutti quanti, anche se in ritardo siamo irriducibili e facciamo il video. E vorrei condividere con voi qualcosa, che riguarda la gioia. Ci sono delle parole che Gesù ha utilizzato, delle frasi che Gesù ha utilizzato che ci dimostrano, che ci fanno comprendere sempre di più quanto lui desideri che la nostra gioia si completa. In maniera particolare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, scusate, al capitolo 15, al capitolo 16 e al capitolo 17, abbiamo queste frasi bellissime. Dice così Gesù. Leggo Giovanni 15, versetto 10 e 11. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. E vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Al capitolo 16, dal versetto 20. 22 in poi Gesù dice così: così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda, in verità io vi dico che tutto quello che domanderete al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. E in Giovanni 17, al versetto, vediamo se me lo ricordo. Sì, il versetto 13, Giovanni 17, il versetto 13 dice così: ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Guardate queste tre espressioni. Affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia piena. Poi dice affinché la vostra gioia sia completa. E poi dice qua, al versetto 13, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Possiamo credere realmente stasera che abbiamo a che fare con un Padre meraviglioso che non è messo lì seduto in un angolo sul suo trono, in un angolo del cielo, così con la faccia molto, molto truce, molto così, sempre incavolato, sempre arrabbiato per quello che succede sul pianeta Terra. Ma riusciamo a vedere invece il nostro Padre celeste meraviglioso che desidera che i suoi figli siano pieni di gioia. Addirittura Gesù, il padre, ha dovuto mandare suo figlio per farcelo sapere. E questo è straordinario perché? Perché attraverso Gesù noi ci rendiamo conto di quello che è il modo in cui non solo Dio vuole operare nella nostra vita, ma vuole farci vedere qual è la qualità della vita che lui desidera che noi viviamo. Ora, a prescindere dalla qualità della vita, ognuno di noi ha varie modi di pensare, modi di ragionare in questo, e mi rendo conto che a volte quello che ci manca nella vita, in maniera particolare, è la capacità di rallegrarci e di avere gioia nelle cose che ci accadono. A volte siamo così arrabbiati con noi stessi, con il mondo, eccetera, 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 che non riusciamo a rallegrarci neanche della gioia che gli altri provano, sperimentano, vivono nella loro vita. A volte, mentre vediamo le persone rallegrarsi e gioire, questo ci crea un po' di rabbia. Io ho visto persone che conosco molto bene che non riescono
a rallegrarsi del fatto che altri provino gioia, che stiano bene. Se loro stanno male, è come se tutti quanti devono stare male. Gesù invece ci insegna un principio fondamentale, ci insegna che prima di tutto il desiderio del Padre è che la nostra gioia sia completa, che la nostra gioia arrivi a compimento e che la sua gioia sia pienamente compiuta e completa nella nostra vita. La Bibbia dice nel libro di Neemia: la gioia del Signore è la vostra forza. Forse me l'avete sentito dire diverse volte. A volte quando ci manca la forza, noi chiediamo forza a Dio. In realtà, quando ci manca la forza, non dovremmo mai chiedere la forza, dovremmo chiedere la gioia, perché la sua gioia è la nostra forza. Quando ci manca la gioia, ci manca la forza. Ok? Ma è molto semplice la meditazione e l'incoraggiamento di questa sera, che forse può sembrare anche un po' banale, ma credo che non lo sia, perché veramente in questo mondo abbiamo così tante occasioni per essere tristi, per essere arrabbiati e seccati con tutto quello che accade, con tutto quello che succede. Ma Gesù, pensate a Gesù, pensa in questo momento a Gesù in carne e ossa, davanti a te, che ti guarda negli occhi e ti dice: io voglio che tu sia felice. Io voglio che tu, che la tua vita possa essere ripiena di gioia. Io desidero che la tua gioia sia piena, io desidero che la tua gioia sia completa, io desidero che la mia gioia sia completa in te e nella tua vita. Se Gesù in questo momento fosse in carne ed ossa davanti a te, guardandoti negli occhi e puntandoti il dito dicendo: tu devi essere felice, io voglio che tu sia felice nella tua vita. E la felicità, sicuramente la gioia, non dipende da quello che abbiamo, anche se sicuramente se riusciamo ad avere qualcosa in più, riusciamo ad avere un po' più di gioia, non c'è dubbio. È chiaro che la gioia non dipende dalle circostanze, non dipende da quello che abbiamo, da quello che non abbiamo. La gioia dipende dal fatto di sapere chi siamo, di sapere quanto siamo importanti per lui, non c'è dubbio. Ma è così straordinario realizzare il fatto che Gesù oggi ci dica: io desidero che tu sia pieno di gioia. Io desidero che la tua gioia sia piena, sia completa e che addirittura che la mia gioia arrivi a compimento nella tua vita. Quindi afferra questo messaggio, questa rivelazione bellissima, questa verità che non passerà mai e comunicala ad altri. Sarebbe bello quando tu entri in un posto, quando tu entri in un bar, in un supermercato, nel tuo posto di lavoro, a casa, che le persone possono dirti: quando tu arrivi si respiri un'aria diversa, quando tu arrivi è come se entra il sole, quando tu arrivi si sente un'atmosfera di gioia, tutto cambia. Perché? Perché la presenza di Dio abita dentro di te e lui riesce a fare attraverso di te cose straordinarie, ma permetti a lui di fare cose meravigliose, di andare in profondità e prima di tutto sappi che è lui che desidera più di te che tu sia felice. Una buona serata a tutti quanti, ci vediamo. Domani sera abbiamo l'evangelizzazione, abbiamo un concerto evangelistico in piazza Ivi Cerè, dovrebbe essere zona Canalicchio a Catania, alle ore 20. Se sei in zona o se vuoi venire, sarebbe bello averti con noi per una serata veramente straordinaria, piena di lode, avremo un modo di predicare, di testimoniare, di pregare per le persone che sono lì. È una piazza grandissima anche per i bambini, è un posto bellissimo dove farli giocare, farli divertire e saremo lì domani sera alle 20, piazza Ivi Cerè a Catania, per un concerto straordinario. Una buona serata a tutti quanti.